Ebbene sì ragazzi, è successo. Come avete letto dal titolo, mi sono fidanzato. È ufficiale ormai da 4 mesi, io sono fidanzato. Non ci avrei mai creduto, manco io, se non l'avessi... Cioè, non ci avrei mai creduto se non fosse vero. Adesso dove sono? In questo momento mi trovo a Verona e sto aspettando la mia ragazza perché fra poco, fra tipo 3 ore, prenderemo il pullman per andare a Roma. Perché oggi è giovedì e domani saremo a Romix. Potremmo prendere un treno? No, abbiamo preso il pullman, quindi partiamo a mezzanotte e arriviamo per tipo le 7. E adesso sono qua in stazione ad aspettare che arrivi la mia ragazza col treno e finalmente potrò anche presentarvela. Beh, prima o poi dovrà succedere. È timida e non vuole parlare. Dai, saluta. Ciao. Alza voce. Ciao. È troppo così. Comunque si vede che siamo fatti l'uno per l'altra, Grande McToast. Comunque volevo farvi vedere che la mia ragazza mi ha fatto un cuore con la carta del McToast. È perfetta. Comunque non ve l'ho presentata per bene. Lei è Alice, la mia ragazza. Di qualcosa. Ciao. Non dire ciao Alice, già sono 3 volte. Non so cosa. Presentati. Ciao. Non è la quarta volta che ci ciao. Mi chiamo Alice, sono più grande di lui. Vabbè, è più grande di me, non si nota, sembra più piccola, molto più piccola, però è più grande di me, non so come sia possibile, ma va bene. 2000 years later. Io non so come sia possibile. Dovevamo arrivare a Roma alle 7, siamo arrivati alle 5 e mezza. Un'ora e mezza prima e adesso non sappiamo cosa fare, ci facciamo un giretto, andiamo al Colosseo. Ecco a voi, una delle più grandi meraviglie che l'umanità abbia mai visto. E poi semplicemente il Colosseo. Abbiamo girato un po' tutta la città, eravamo completamente distrutti, finalmente siamo per andare in hotel. Siamo completamente distrutti, adesso stiamo andando in hotel. E poi subito in fiera con la prima giornata. Finalmente è arrivato il momento di andare in fiera. Ci stanno venendo a prendere. Alice si è anche cambiata. Adesso questo bellissimo adesso cappello. Adesso ho stile. Cioè. Ma che io invece sono sempre in tuta io. Quindi sono va bene la tuta. Con questi occhiali sono un grandissimo figo. Se non si fosse capito sono loco. Siamo arrivati a Romix. Siamo lo stand di Insane. Al momento è ancora pronto perché non c'è nessuno, è ancora presto. Ma sicuramente nel pomeriggio e anche domani ci sarà tantissima gente. Sei pronta? Come no? Va, che bella collana mi ha regalato Marta. Lei ne ha una uguale, identica, sono due joystick, cioè è un joystick che con un magnete si collega insieme. Aspetta un attimo che... Ecco, va che bello, è stupendo. Grazie mille! E poi anche questo. Ti voglio bene, hai fatto benissimo. Basta salutare! Di qualcosa di senso compiuto! Anch'io di regali! La prima giornata è finita ed è incominciata anche la seconda ieri. Comunque era venerdì, ma c'era tantissima gente e sono stato contentissimo. Però oggi ci sarà il delirio perché è sold out e arrivano anche Marci, Marco, Kendall e Carly. E finalmente li rivedremo dopo tanto tempo. Sei felice? Ovvio! Sì! Come sono felice, ma lo so. Hai dormito 8 dietro? Sì, ma stavo 9 ore ha dormito, forse 10 anche. Finalmente sono arrivato e c'è un bordello di gente. Siamo arrivati anche in ritardo, però vabbè, non è colpa nostra, c'era una coda incredibile. Adesso usciamo, ci sono già Marci, Marco, Kendall e Carly che stanno facendo autografi e foto. Come sta andando questo secondo giorno? Bene, mi hanno scambiato per la youtuber. Che bello! C'è qua Ciccio Gamer nel nostro stand, voglio farmi una foto con lui. Come sta andando questo
comics. Stanco? Abbiamo fatto 3 ore di firme di filo. Questo è il mio cappellino. È bellissimo. Guarda che brutto. Guarda che brutto. Guardalo lì, lo vedi? Lo vedi? Se sto video contiene 3 secondi della mia faccia, ti giuro che ti segnalo. Amici, ovviamente sto scherzando. Però Loco, se vuoi darmi 10 euro io li accetto. Ciao. Loco! Sulle mani per Loco! Che triste. Purtroppo De Marco ci deve lasciare. Marco se n'è andato e non ritorna. Marce, Marco se n'è andando. Piango. Non piangere. Sì, piango. Non piangere. Non piangere. Marci, purtroppo ci deve salutare. Fai un saluto. Fai un bel saluto. Ciao. Ciao. Purtroppo Marci e Marco ci hanno dovuto abbandonare, ma la nostra avventura continua. Alice è distrutta emotivamente. E anche questa seconda giornata di Romix è finita. È stata davvero bellissima, c'era tantissima, ma tantissima gente. Mi sono divertito tantissimo, è stata un'esperienza davvero fantastica, domani purtroppo sarà l'ultimo giorno. Abbiamo fatto anche delle nuove conoscenze, sono molto contento anche di questa cosa. Abbiamo cenato insieme a tante altre persone, però diciamo che io non sono molto estroverso. Cioè sono uno youtuber, ma sono introverso. Anche lei è introversa. Quindi eravamo lì in capo al tavolo che guardavamo gli altri che parlavano. Però poi abbiamo fatto amicizia, è stato divertente. Siamo arrivati all'ultimo giorno, io ho qua con me la valigia. Alice, pronta? Sei pronta? Sì, carica? Sì, sì. E niente, adesso entriamo e incontriamo subito i fan. Che hanno appena aperto, stanno arrivando tutti adesso. Lei è super soddisfatta, ha comprato la maglia di Kendall e Kendall gli ha anche firmata. Ma che contenta! In tutto questo, Carly con i miei occhiali. Mi sembra di essere un intervistatore, allora siamo qua con Carly. Salve. Racconta la tua esperienza di queste giornate. Allora, ho sonno. Le gallette sono buone. Ottimo. Ottimo, le gallette di Alex buonissime. Lasciatemi piace. Lasciatemi piace. Raccomando. Un saluto da parte di Cimia. Ciao Cimia. Ciao Cimia. E basta, sto bene, è stato bello. È andata a seguire anche Carly sul suo canale. Kendall e Carly ci hanno salutato e Alice è felicissima perché ha fatto 2 polaroid, fate vedere. E che belle che sono. Va qua che si è formato un accampamento illegale. Purtroppo ci stiamo andando, anche questa fiera è finita, ma è stata un'esperienza bellissima. Alice è tristissima. Piango. Abbiamo salutato tutti, adesso ci dirigiamo verso la stazione dei treni per andare a Termini e poi tornare a Bergamo. E lei se ne torna a Treviso. Perché sì, non l'ho detto, ma noi siamo in una relazione a distanza. Che bello. Ed ecco a voi l'ultima cena. Prima di salutarci, fra mezz'ora dobbiamo partire. L'ultima cena? Ma questa è cena? Questa è cena? Sono le, quasi allora, le 6? Raga, sono le 16:47, non so se si vede. Sono quasi le 6? Questa è la sua cena, per me è la merenda. È la cena questa? Ragazzi, Alice sta per partire. E la vedrò per un bel po' di tempo. Mi mancherà tantissimo. Ciao, ci vediamo. Ormai sono rimasto qua da solo. E piove anche. Che giornata di proprio, vabbè. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se in futuro vorrete di nuovo vedere Alice sul canale. Quando ci rincontreremo. Io vi ringrazio. Noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao a tutti.